Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video, continuiamo con VRC, siamo nella settima settimana, dobbiamo decidere quello che vogliamo fare. Allora, come obiettivo del benefattore abbiamo in verità categoria con auto che non abbiamo a disposizione, però se andiamo a fare partecipa lui ovviamente ci dice di acquistare o costruirne una con la classe richiesta. Vediamo un po' cosa eventualmente potremmo andare ad acquistare. Allora, sono categorie H3 o H2. Andiamo un attimino. Quindi aggiungi veicolo, concessionario. Ci servirebbe... No, H2 o H3? Era H2 o H3? Ah, ok, questa è la tipologia di trazione, quindi o anteriore o posteriore. Vediamo un attimino. Allora, questa è solo la... La 309, altrimenti qui. Ok, qui ci abbiamo. Ne abbiamo due in verità. Questo è un 2174cc, però pesa pure un boato. Questa è un po' di meno, 850 kg, niente praticamente quasi. Però questa ha il motore centrale, però la trazione posteriore. E ok, quindi questa, sai, le derapate che ci possiamo fare. Allora, vediamo un attimo, questa c'ha 1986 cc, però 220 hp, questa 245, questa con l'anteriore 140. Vabbè, penso che questi qui abbiano comunque una categoria a parte, non penso che corrano insieme a quell'altra, c'hanno veramente meno potenza. Ah, aspetta, ci sono l'H2, c'era pure l'H3. Aspetta, mi sono perso un pezzo. Allora, queste sono già un pochettino più... No, la Renault 5 Turbo, cioè, la Renault 5 è Renault 5. Niente, abbiamo preso, prendo questa. La Renault 5, dai. È storia. Allora, ok, torniamo indietro. Abbiamo fatto shopping. Tanto mica pagavo noi sti cacchi. E quindi possiamo partecipare. Cambiamo livrea, vediamo cosa c'è. Non c'è solo questa. Vabbè, quindi siamo vincolati da questa qua. Beh, non è un problema. E, ok, andiamo, insomma, ci portiamo sempre i nostri amichetti. Ormai sappiamo, insomma, siamo sempre loro. E vediamo, anche perché nel precedente rally di Svezia non è che siamo andati proprio bene, anzi, proprio male male. Malgrado il rally di Monte Carlo non sia Un andato saluto ed malissimo. eccoci qui al Abbiamo anche secondo vinto una turno di tappa, quella che si insomma. prospetta un'affascinante edizione del campionato al Vodafone Rally de Portugal. Prima di dare il via, è meglio dare uno sguardo a cosa ci riserverà il meteo durante il fine settimana. Sembra che per molte delle crew il terreno sarà familiare, dato che le condizioni sono molto simili all'ultima edizione del campionato. Diamo un'occhiata a come si sta evolvendo la classifica. Ci sono numerose crew Vabbè, e la prima gara, finirei come vuoi che si dicendo che sta questo è evolvendo un mondo la classifica. facile per il rally, ma ho fiducia nelle tue capacità e so che puoi vincere. Addirittura. Ah, sta a spara grossa, eh? Allora, ci dà un 75% di ghiaia, asfalto e acciottolato, quindi c'avevo veramente un bel mix. Allora, andiamo subito in uno shutdown, così, giusto per assaggiare un po' il terreno. Inizia con accenno destra, 130, Chi è? buona fortuna. Aghi interni. Via. 5, 4, 3, 2, 1, via, accenno destra, 130. Ok. Nascosta, ritarda, sinistra 3, apre, 50, destra 6 sul dosso, 50. Oddio, è partita. Aspetta, oh, ma così tanto è partita. Fortuna uno shutdown. Partita paurosamente. Ok, che ha trazione posteriore, però. Tocca stare attenti. Ritarda sinistra 1. Tocca stare attenti quando si dà il gas, perché parte veramente con facilità. Che cacchio. Sinistra 1 corta, destra 4 in un dosso, 60.
Ma questo l'ho fatto però. Forse ho fatto dei miei singoli, non mi ricordo. Un po' come acqua. Aspetta. Cocciuta acqua. Sta proprio attentissimi. Il corpaggio non è facile. Perché appena inizia e parte il turbo, se non stacchiero dei dritti, dei giri facile. Vedi, ovviamente può ripartire in derapata. Ok, questo è uno shockdown, quindi era giusto per avere confidenza con la questione. Allora, vabbè, non dovremmo aver fatti danni, insomma, però una controllatina ovviamente diamogliela. No, infatti non ci abbiamo niente. Va bene, dai, iniziamo a fare sul serio. Sì, è giunto il momento, vai. Partiamo 87esimi di 161 totali, mazza una cifra. 130, buona fortuna. Grazie. 5, 4, 3, 2, 1, via, accendo destra, 130. Nascosta, ritarda, sinistra 3, apre, 50, destra 6 sul dosso. Cioè non fa fine di prima. Io no, devo togliermi sta cosa di accelerare quando, cioè di non accelerare al massimo quando non ho le ruote dritte. Vada, aia. 50, sinistra 5 sul dosso, in destra 6, lunga, apre, poi chiude, rallenta, 50. Che? Sinistra 1 corta, in destra 4, in un dosso, 60. Credo di tutto va bene uguale. C'è acqua. Perlomeno per fargli non c'è bisogno del freno a mano. A metti di traverso da un corpo di gas e... e parte, quindi da questo punto di vista ce la risparmiamo col freno a mano. Occhio. Che c'era? Sta concentratissimo. Si cacchiere di ossi, tra l'altro. Sembra un cavallo imbizzarrito sta macchina, incredibile. È una cattiveria assurda. 30, destra 2, apre, destra sul dosso. E salto piccolo, 70. Accendo sinistra, rallenta, estrai a destra sul dosso, in sinistra. Ok. Media, 30. Stai a sinistra sul dosso. E destra sul dosso. Come parte e niente, quando parte proprio la perdi, che è un piacere. Cavolo, ero allineato con il leader, anzi eravamo pure in anticipo, è un vantaggio quando abbiamo fatto il primo intertempo. Niente, incredibile. Scusate. Io è zompo. No. Assurda. C'è un'accelerazione paurosa. E gira. E a sommo con l'asfalto abbiamo un filino più de... di aderenza. 30, accendo sinistra sul dosso.
Via. Niente, non ci riesco a stare in mezzo, mezzo alla carreggiata. Forse stavo un po' a destra o un po' a sinistra. Occhio. Tu non c'è il guardrail. E che è una cifra sensibile pure dei volanti. Non vorrei che abbiano. Vabbè, poi ci penso. No. Che c'è stata una patch proprio prima che registrassi. Vorrei che magari hanno resettato i sensibilità dei comandi, perché poi è proprio la vettura che è così, eh. È più probabile, cioè manca proprio aderenza sull'anteriore, una cosa spaventosa. Yeah. È una cosa spaventosa. Sta pentita aver preso sta macchina. E niente, vabbè, peccato perché eravamo. Sto cofano se si stacca. Eravamo un po' in linea con il leader, ma poi abbiamo un po' perso strada facendo. 50, gira, accenno destra sul dosso, lunga, 100. Ma se riusciamo a recuperare qualcosina qui nel finale. Accenno sinistra, 50, anticipa destra 6, sul salto, arrivo 120 all'arrivo. Yeah. Ok, va bene, 10 secondi dal leader, vabbè, sarebbe pure andare pure peggio, però veramente la macchina com'è da fuori? Vabbè, ma non mi fa manco cambiare telecamera. Eccola. Vabbè, laterale dietro qualche ammaccatura, ma davanti mi sa che manco tanto, pensavo peggio visto che c'era già il cofano che si stava aprire, pensavo di aver preso una bella botta, invece no. Ok, siamo 14esimi, però bisogna prestare attenzione perché, ripeto, è tutt'altra che facile. Cioè, l'anteriore, una volta che perde aderenza, è finita. La macchina parte proprio così, senza nessun tipo di accorgimenti né avvertimenti, più che altro perché solo questa tappa da completare prende prima parte della manutenzione, e se questa crew non avrà problemi particolari, le riparazioni necessarie saranno minime. Va bene, dai, sperando che sia meno, appunto. Però i fari funzionano. Dai, eh. Devo io farsi tappa sta macchina, no? Veramente manca di carico sull'anteriore. Sinistra sul dosso, 70. Sinistra 3 corta, taglia 40. Sinistra 6, rallenta 30. Al video, sinistra 1, 60. Niente. Non è il palo. Che cazzarola, mi sono andato a incastrare proprio sul palo. Niente, inizierà già male sta tappa, eh. Destra 4, media 50. Ritarda sinistra 4, chiude 40. Sì, ma non è possibile sta cosa. Appena provo a girare un po' di più sta macchina pie parte, ma com'è? Chi è? Ma che è? Impossibile! Troppo eccessiva! E niente! Cioè devi... Non posso dar full gas, cioè... Incredibile! Occhio. Sarà guida con la paura che ti possa. Te se gira da un momento all'altro. Cioè, ti è. Yeah.
assurdo. Veramente assurdo. Questo è un po' eccessiva. Ok. Che va dritta pure pure, poi... Occhio, oddio, che botta. Aspetta, fatemi riavviare, raga, perché qui la situazione è tutt'altro che rosea. Vabbè, te ringrazio, ma oddio, che cacchio di motore c'è dietro. Forse avrei dovuto pensare con la testa invece che scegliere così col cuore. Vai, oia, Renault 2. E niente, non è stata proprio il top. Ma questa pure trazione posteriore. È una scatoletta infernale praticamente. Occhio. Da via con karma. No, così. Dannazione. Dosso lungo sul pavé e ritarda a destra 4, media 50. Ritarda a sinistra 4, chiude 40. Sto un po' rimpiangiando i pedali, in verità, perché in teoria devi veramente frenare e accelerare contemporaneamente, perché così rimane diciamo neutra come comportamento e non si sbilancia. Però con i grilletti del pad è impossibile, non è proprio facile come cosa. Vedi, appena proprio ad accelerare un attimo come parte. Attenzione. Sto cofano che si stacca ancora. Dosso 90. Stai a destra su salto 40. Destra 5. Rallenta di dosso lungo 30. Destra 2. Chiude su dosso 40. Yeah. Sinistra 4. Media 50. Ah no, lungo. Ok. Quando si intraversa da sola è comoda, perché praticamente si inserisce da sola, però poi è poi un casino. Destra 1. Destra 1, media 30, sinistra 6 su dosso, chiude 7 secondi. Cioè avevamo 9 decimi prima. Gira sinistra 1 corta largo su asfalto in accenno destra 60 ponte 50 destra 6 media 80 ritarda sinistra 4 media non tagliare 60 destra 6 tagliare ci sarà, ecco, ci sarà motivo. Ho pure bucato. Dai, sfiga. Non ho fatto apposta. Appena alzato il piede per cercare di inserirla, si è intraversata praticamente. Niente. Assurda. Veramente una cosa assurda. Ma che manca poco. Andiamo pure caro da bucata. Tanto peggiori così. Anzi, magari chiaro da bucare un po' più di attrito sull'anteriore, magari ce l'abbiamo. Cioè mancava pure il cappottamento adesso. Ok.
Occhio. E 24 secondi. Chiaro, da. Ma che è quasi finita sta agonia. No, ecco, visto quante tappe so. Sta macchina la rivendevo tipo subitissimo. Troppo assurdo. L'anteriore doveva essere sicuramente meglio. Però non so, ho visto questa, via. E basta, gira. Cioè, vedi quanto cacchio di potenza c'ha? Pattina da sola. È assurdo portare una cosa del genere. È molto da... Niente, assurdo. Ok, vabbè, che la ruota bucata non è che aiuta molto sta cosa. Niente, sull'ultimo pezzo ho perso tipo 50 secondi. Peccato, perché eravamo comunque nuovamente partiti bene, poi quando il ritmo si alza un po' è un casino. Ah, che è finita. Ok, il tempo di 6 minuti, 15. 42 secondi. Oh, male, raga, male proprio. Basta, tiè. Non oso immaginare com'è davanti. Abbiamo preso quel guardrail proprio di punta. Infatti, è bella rientrata, Porella. I tempi di questa coppia dimostrano che qualcosa deve essere. No, è andata proprio male. Proprio ha perso male. La propria posizione sul cartellone. Siamo 32esimi. Abbiamo perso tutto quel tempo, ovviamente. Non si può fare. Il problema è che mo tocca tenercela, ovviamente, anche per tutte le altre tappe. Non penso che siano solo questi due. Perché mi pare che durava anche un paio di settimane sto rally, quindi. Mi sa che servono martello e piede di porco. Se vuoi sistemiamo solo la carrozzeria. Ah, voglio. No, risistema tutto. Ah, cazzarola, manco tutto riuscito a sistemare. La sterzata, le sospensioni. Ah, le luci però non sarebbero male da andare. Così andiamo a sforare però il tempo. Ci abbiamo, no, ripara non ce l'abbiamo, ci abbiamo solo sostituisce. Un po' rapida, se riescono a fare carrozzeria sostituisce, addirittura mi sembra eccessiva. Facciamo così, vediamo un attimo. Purtroppo non avevamo minuti per poter fare tutte le altre riparazioni e siamo dovuti andare a scegliere noi, sperando che non ci abbiamo niente di giorno, perché altrimenti i fari già abbiamo. E allora, vediamo un attimino i pneumatici. Super morbidi, addirittura sterrato. Io andrei un attimo dei morbidi e basta. Ok. E sull'assetto onestamente non saprei proprio dove mette mano. Assolutamente. Il bilanciamento è comunque morto sull'anteriore, ci sta. Non ho proprio idea. Ecco, l'unico di aumenta la tenuta in curva, riduce la tenenza sul rettilineo. Ok, elimina la riduce la tenuta in curva, aumenta la tenenza.
Penso che sia proprio un mostriciattolo sta macchina. Vabbè, dai, facciamoci anche l'altra. Finale dell'evento. Ecco, proprio le notte, appunto, ho detto. Compromettere le ambizioni di una crew per il podio. Vediamo se questa coppia ha le carte in regola per passarla in modo più... Inizia con sinistra sul rosso. Vabbè, ci si vede, dai. Pensavo peggio, visto che dava comunque un po' di problemi ai fari, però almeno ci si vede. Anche se non è proprio notte, quindi... Cioè, si vedrebbe pure così, grosso modo. Stai a sinistra su dosso, 30. Stai a destra, in sinistra 6. Chiude su dosso, 50. Dosso, in sinistra 3. In destra 6 su dosso. Le super morbide, non lo so. Sicuramente potevano darci un po' più di grip. Ma penso che alla lunga si sarebbero... Ecco. Meno male. Consumate pure troppo, visto che dobbiamo fare due tappe. Destra 6 su dosso, 50. Destra 4, 50. Destra 3, in sinistra 3 su dosso. In sinistra su dosso, 30. No. Destra 5. Niente, avevo tagliato una curva. Sarò lo so. 30, ritarda, destra 3 su dosso, apre, 60. Più, sapevo. Sarola, non stavo mandando manco tanto male. Dai, cerchiamo di riprenderci un po' la concentrazione di prima. Vedete, sto parzializzando da piccoli colpetti, perché se gli dai full gas scatena la belva e poi non la tieni più. Sinistra 6, 3, dopo il crocio, 40. 12 secondi. Okay. Attenzione, sinistra 5 su dosso, subito destra 4, in sinistra su salto, in accenno destra, di secca sinistra 30. Aspetta che mi sono perso. Stai a destra su dosso e destra 2, in sinistra 3 su dosso, in destra 4, in un dosso, e secca sinistra apre. Io. Dosso piccolo e tornante destro. Perché andiamo a finire sotto qui? Sinistra 5 sul salto e accenno destra in un dosso, in destra 5 e sinistra 3 corta. Sai che tosso. Cocciuto, non pensavo fosse così. Accenno destra e sinistra 4, 40. Corta, destra 4, sinistra 4 su dosso, 70. Sinistra 3 chiude su dosso. Ok. Destra 3 su avvallamento, 30. Destra 5. In sinistra 3, 50. Dosso. E destra 3, chiude. In sinistra 3, su dosso. In accenno destra. Se riuscissimo a recuperare qualcosina non sarebbe male. Giusto per finire un po' in bellezza, insomma. Secca a sinistra, eccola. Accenno destra. Accenno sinistra, 40. Destra 3, su dosso, apre, 50. Sinistra 4, busca, 40. Destra, non tagliare, vabbè, 13 secondi, ne avevamo 12, abbiamo perso solo un secondo in questo frangente. Sarebbe piaciuto recuperarlo più che perderlo, però se riusciamo insieme a tenerci in questo range non è male. Ah, cazzo. Veramente sto dai colpettini tipo a metà grilletto. Se no non si riesce. Proprio a guidarla come le altre che butti giù tutto sempre. Veramente te parte. E spiace averlo capito un po' in ritardo, perché perlomeno magari i primi
tappe saremmo pure andati un filo meglio. Che le frenate, insomma, per quanto poi provare a frenare piano piano con i grilletti, ma non avendoci l'ABS sicuramente inchiodi e quindi la macchina si scompone. Abbiamo guadagnato qualcosa, ma non so quanto. Cazzo, come sacca a testa? Cazzo, sono andato? Ma dove cazzo si va, scusami? Dai. Ma scusa, qua ci stanno i cartelli. Ah, ma secca adesso ed è qua. Secca sinistra, 40. Affanculo, ho perso tutto il vantaggio. Non lo so, vi sono andato tutto perché c'erano i cartelli là. Perché hanno messo i cartelli lì e poi si va da un'altra parte? Dai, ero pure riuscito a recuperare qualcosa, che sfiga, dai. Questa fa rosicà però così. Così fa rosicà però. A parte che le indicazioni manco dava, cioè mi davano una curva a sinistra e poi quella secca a destra, invece c'era solo la secca a destra e bassa. Peccato. Secondi. Infatti 31 secondi, che sfiga. Non ho visto quanto eravamo riusciti a guadagnare nel penultimo tratto, ma abbiamo perso veramente un'eternità, dannazione. Ah, vabbè, errore mio che non ci ho prestato troppa attenzione, dai. Quindi mi sono fermato davanti ai commissari. Questa coppia ha affrontato la pista con una guida 32esimi, sempre. E sarà felice di aver mantenuto la propria posizione nella classifica. Sto rosicando, ho sbagliato io, ma insomma non erano proprio più chiarissime le indicazioni, minchia, proprio ultimi, mi sa che il benefattore non sarà contento. E infatti terminiamo qua così, proprio ultimi, manco un punto siamo riusciti a fare. Abbiamo solo speso soldi per sta macchina infernale e non siamo manco riusciti a portare a casa un punto. Dannazione. Niente, dai, termine evento. Ho dato un'occhiata ai nostri bilanci. Ora rientriamo pienamente negli obiettivi del flusso di cassa. Questo renderà Max molto felice. Eh sì, ma non so per i risultati se è stato molto felice. Infatti qua... Cioè sì, è felice perché stiamo comunque nei ranghi di spesa, ma insomma non per il resto. Allora abbiamo una settimana, la prossima settimana che abbiamo un evento qui con Volkswagen, ospitalità Volkswagen, e che abbiamo appunto l'obiettivo per il benefattore, oppure questo qua, però questo richiede un'altra macchina, sempre il Rally di Portogallo, però fatta con un'altra macchina, 520. Allora, prima di salutarci, magari facciamo prima questo qui. Io non so se è un evento Rally Mediterraneo costruttori. No, aspetta, se è come quello Lancia, è un evento con più di un appuntamento. Allora niente, ci salutiamo. Pensavo fosse tipo un evento così secca, una tappa giusto per partecipare, ma no, insomma, arriva almeno terzo, quindi ci dobbiamo impegnare con la Pro del 2017, quindi vedremo.
Allora, ragazzi, io direi che ci possiamo appunto salutare qui. Purtroppo pure in Portogallo non siamo andati benissimo, soltanto l'ultimo, in verità, sono riuscito a capire grosso modo come poterla portare quella macchina, anche per le frenate. Infatti stavamo andando discretamente bene, poi è un errore mio che non ho guardato anche le indicazioni, in verità non si erano aggiornate perché mi segnava ancora quella, la curva precedente, e i cartelli poi erano più avanti della svolta, quindi... Sapete che erano comunque indicazioni di una vecchia, cioè di un'altra tappa, e ero rimasti lì, e quindi mi sono praticamente bello che confuso e perso eventualmente una buona occasione per finire dignitosamente, perlomeno, invece è andata proprio male male. Va bene, allora direi che appunto che ci possiamo anche salutare qui. Io come sempre vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!